esiste una pianta che accompagna l'uomo da migliaia di anni, a cui sono stati dati centinaia di nomi. In italiano si chiama canapa. Grazie a questo movimento che si è creato, l'anima della canapa non è più vista come un demone, ma un qualcosa anche di prezioso. Affascina perché è una pianta delicata, profumata, slanciata. C'è nelle farmacopee di tutto il mondo da almeno 10.000 anni. Cioè, la usavano già a livello terapeutico ai tempi. Da quando utilizzo la cannabis non c'è più progredire nella malattia, e questa è una grande cosa. Questo accanimento su di essa, ma anche a questo utilizzo, una cultura che ne è nata dietro, è incredibile. Io, se fossi la canapa, mi andrei a nascondere, dico, bah, ma lasciatemi un po' in pace, no? È illegale in un paese dove un italiano su sei usa la cannabis, cioè siamo 10 milioni. Mancando la cannabis in Italia, i pazienti che hanno incominciato stanno meglio, li abbiamo lasciati senza terapia.